Il servizio di registrazione, stavo dicendo, è un servizio che serve all'operatore che ogni volta che va dal proprio fornitore non vuole comunicare ogni volta il suo indirizzo telematico dove ricevere la fattura, ma appunto una volta che avrà registrato questo indirizzo telematico, il postino, il sistema interscambio, quando riceverà la fattura, pur vedendo che è compilato il campo del codice destinatario, okay, sapendo che il cliente, la partita IVA del cliente si è registrata e ha dato un indirizzo dove vuole ricevere di default tutte le sue fatture, va a sovrascrivere l'indirizzo riportato nella fattura. Quindi, attenzione, io entro, io sono, diciamo, l'operatore. E guardo l'aspetto lato passivo, quindi del ricevimento delle fatture. Voglio ricevere sempre tutte le mie fatture all'indirizzo PEC mio, oppure per esempio del mio commercialista, oppure del mio provider, perché mi affido a un provider, Zucchetti piuttosto che Aruba, piuttosto che un qualsiasi altro provider. Non sono obbligato a crearmi io un indirizzo telematico, un codice destinatario o per forza una PEC. Le PEC in realtà, se siamo delle partite IVA, dovremmo averle per legge, perché lo prevede, se, diciamo, il CAD, lo prevede una specifica norma. Però, diciamo, qualcuno ha registrato un INIPEC, il cosiddetto Indice Nazionale delle PEC, ha registrato le PEC del proprio intermediario. È lo stesso concetto. Io posso comunicare al mio fornitore o registrare nel servizio di registrazione abbinando la mia partita IVA, ho l'indirizzo PEC mio, ho l'indirizzo PEC del mio intermediario, ho il codice destinatario mio perché ho creato un canale telematico, sono un'azienda strutturata e ho creato un canale telematico tra il mio server e il sistema di interscambio per far muovere le fatture. Oppure il codice destinatario che mi dà il mio provider perché mi sta offrendo un servizio di ricezione di fatture. Quindi, diciamo, il servizio di registrazione serve per abbinare alla mia partita IVA un indirizzo di default dove di default voglio ricevere sempre tutte le fatture. Guardiamo l'altro fornitore. Il fornitore, se io ho registrato come cessionario il codice, un indirizzo telematico di default, deve compilare il campo codice destinatario, cioè il campo dell'indirizzo telematico in fattura? Sì, almeno con 7 volte 0. Quel campo è un campo obbligatorio, bisogna sempre compilarlo. Dopodiché, indipendentemente da ciò che ci mette il fornitore, quindi chi compila la fattura, se io mi sono registrato, io sarò tranquillo che il sistema di interscambio recapiterà quella fattura sempre all'indirizzo che ho registrato. Quindi sovrascriverà di fatto l'indirizzo che è contenuto dentro la fattura. Questo è il concetto, diciamo, del servizio di registrazione. È un servizio opzionale. Ci saranno le aziende che hanno magari un'unica sede, diciamo, e dove c'è anche la contabilità, hanno una PEC e vogliono che ricevere sempre tutte le loro fatture in quella PEC. Allora a quel punto il servizio di registrazione io lo consiglio, è un servizio utile. Magari sono una grande azienda, ho N sedi sul territorio, N filiali, e è vero che io ho una contabilità poi centralizzata presso il mio CED, ma ho la prassi di far arrivare le singole fatture presso ogni unità locale. Oggi con la carta io do il singolo, quando do l'indirizzo al mio fornitore, di volta in volta do l'indirizzo della sede dove voglio far recapitare quella fattura. Il concetto è lo stesso. Con la fattura elettronica darò la PEC dell'unità locale oppure il codice destinatario dell'unità locale dove voglio far recapitare la fattura. Allora a quel punto forse il servizio di registrazione non sarà utile. Perché? Perché il servizio di registrazione abbina alla partita IVA solo e soltanto un indirizzo. Quindi i grandi fatturatori probabilmente che ricevono tante fatture non lo utilizzeranno, i fatturatori, diciamo, coloro che ricevono un numero più contenuto di fatture hanno tendenzialmente un'unica sede
dove gestiscono queste fatture avranno comodità a usare il servizio di registrazione. Ovviamente, come vi dicevo prima, l'agenzia ha messo anche a disposizione dei servizi gratuiti per predisporre e trasmettere la fattura elettronica, il servizio, un'app scaricabile sul proprio smartphone o tablet, una procedura web che si accede, diciamo, attraverso il portale fatture corrispettivi, o anche una procedura cosiddetta stand alone, cioè una procedura che si scarica gratuitamente. Ovviamente tutte queste procedure sono gratuite, si scarica sul proprio PC. Io quando predispongo la fattura non ho la linea e quindi posso usare questa procedura. Poi, una volta predisposto e salvato il file XML, oltre a poterlo visualizzare in PDF, io so che quello è il file XML da mandare al sistema di interscambio. Quando avrò la connessione, mi collegherò e trasmetterò ovviamente questa fattura. Poi vediamo un attimo i tempi di trasmissione, ma penso che li avrete già affrontati. Non ho la connessione, salvo questo, faccio casi pratici perché ce li hanno posti. Non ho la connessione, ho il mio intermediario o il mio amico di rimpettaio di cui mi fido che ha una PEC, salvo questo file sopra la mia chiavetta, lo porto al mio amico e chiedo al mio amico la cortesia di trasmetterlo con la sua PEC, o al mio intermediario la cortesia di trasmetterla con la sua PEC. Anche qui, nella fase di trasmissione, non devo necessariamente avere io un canale di trasmissione, posso avvalermi di un qualsiasi soggetto terzo, un intermediario, un commercialista, piuttosto che una persona che mi spedisca che mi vada a portare a consegnare quella fattura al sistema di interscambio. Io oggi faccio anche questo esempio per essere più chiaro. Oggi faccio una fattura, la metto in una busta e la recapito attraverso poste. Posso andare io personalmente a imbucare la fattura, la busta, ovviamente nella casetta postale. Posso mandare mio figlio o una mia persona fidata, un mio amico, a portare questa busta e a imbucarla. Il postino guarderà sulla busta l'indirizzo dove recapitare questa fattura, ma il postino mica guarda e verifica che quell'indirizzo è esattamente l'indirizzo del cessionario committente. Prende la fattura, vede sopra la busta dov'è quell'indirizzo e la consegna lì. Se il cedente ha dato come indirizzo quello del proprio intermediario, piuttosto che del proprio amico, perché in quel periodo non è a casa, la fattura viene consegnata comunque. Quindi il concetto è che lo SDI fa il postino, il canale, l'indirizzo telematico dove ricevere la fattura può essere mio o di qualcun altro. Il postino non lo guarda, a meno che io non mi sono registrato. Posso trasmettere io dalla mia casella PEC, dal mio canale, oppure farlo trasmettere a qualsiasi altra persona. Ok? Da questo punto di vista c'è una flessibilità. Tempi di trasmissione. I tempi di trasmissione probabilmente li ha già detti Giannete. La norma, la fatturazione elettronica non ha modificato tutti gli articoli legati alla fatturazione, alla liquidazione, alla registrazione che sono presenti nel DPR 633 o in altre normative attualmente in vigore. Pertanto è sorto il caso che qualcuno ci ha detto: ma io questa fattura, visto che deve essere trasmessa a postino e solo il postino mi dice che è emessa e quando è emessa, la devo mandare al postino il giorno stesso in cui effettuo l'operazione? Allora la risposta è, coerentemente con l'articolo 21, che ti dice che il momento di emissione della fattura coincide col momento di effettuazione della prestazione, scusate, effettuazione dell'operazione, ovvero del pagamento in caso di prestazione di servizi. La risposta iniziale dell'agenzia è stata: certo, la devi trasmettere, ovviamente se la data, se la predispongo oggi, entro le ore 24 la dovresti mandare, la dovresti dare al tuo cliente. E lì è sorto un po', diciamo, un po' di allarme. Perché? Perché, diciamo, era consuetudine
qui i colleghi della Guardia di Finanza, diciamo, si tappano le orecchie, ma era consuetudine, diciamo, trasmettere, mandare queste fatture in momenti successivi, le ore 24 della giornata. Magari molti in maniera molto serena hanno detto: ma noi normalmente le fatture poi le mandiamo tutte a fine mese. Ecco, questa non è una prassi corretta. Non era una prassi corretta sulla carta e non la deve essere neppure con la fattura elettronica. L'avvio della fattura elettronica sicuramente può portare una difficoltà nella trasmissione. Mi manca il collegamento, ho una difficoltà oggettiva a predisporre la fattura in quel momento sul computer. E quindi, diciamo, l'agenzia ha cercato, compatibilmente col perimetro normativo, perché l'agenzia non può normare, può trovare, prendendosi anche la responsabilità delle interpretazioni di buon senso, ed è quella che abbiamo fatto con la circolare 13. Abbiamo detto che in una fase di prima applicazione un ritardo minimo nella trasmissione di questa fattura, che va oltre ovviamente il dettato normativo, cioè le ore 24 della giornata in cui è stata effettuata l'operazione, non comporta, anche se dovesse comportare una sanzione formale, di fatto verrà, diciamo, questa, diciamo, violazione non verrà applicata. Subito dopo è scattato diciamo, ma siete troppo generici. Che significa in fase di prima applicazione? Quant'è questo minimo ritardo? Ripeto, noi non possiamo modificare le norme e questa apertura di tipo interpretativo va usata col buon senso. Fondamentalmente, noi non creiamo diciamo, una vera violazione se andiamo a emettere la fattura e a registrarla nell'ambito della liquidazione di competenza. Ok? Detto questo, non è corretto concentrare la trasmissione delle fatture, l'emissione delle fatture tutti a fine mese, perché quella non è una, cioè una, è, diciamo, non è una prassi corretta. Allora, il concetto è: abbiamo difficoltà a predisporre e trasmettere la fattura entro le ore 24 della giornata, se passano 1, 2, 3 giorni, ma non prendetelo, cioè, non c'è nessun problema. Soprattutto se poi riusciamo a mantenere, diciamo, la fattura nell'ambito della liquidazione di competenze. Non concentriamo la trasmissione delle fatture tutti a fine mese. Ricordatevi che avete anche la possibilità di sfruttare le disposizioni dell'articolo 21,4, lettera A in particolare, che vi parlano, vi introducono la possibilità di fare una fattura differita. Ovviamente, se al momento dell'effettuazione dell'operazione mettete un DDT o un documento equipollente. Ok? Vi ricordo che, peraltro, l'articolo 21,4 lettera A, se non ricordo male, è stato qualche anno fa, innovato, introducendo la possibilità di fattura differita anche per le prestazioni di servizi. Quindi, in fase di prima applicazione, abbiamo difficoltà a fare subito la fattura elettronica, a trasmetterla subito, nessun problema, non ci allarmiamo. Quanto dura questa fase di prima applicazione? Non l'abbiamo detto proprio per cercare di tranquillizzare, non deve essere il contrario il fatto di allarmarsi, diciamo, no? Ovvio che poi questi aspetti sono talmente stati dibattuti anche a livello di mass media che anche l'organo politico sappiamo che se ne sta interessando e magari potrà valutare di modificare le disposizioni di norma primarie. Però intanto l'agenzia ha cercato di rasserenare gli operatori e metterli in condizioni di approcciarsi alla fatturazione elettronica. Concludo con il richiamo di uno dei servizi di cui vi parlavo prima, che ha messo a disposizione l'agenzia delle entrate, ve l'ho già accennato, credo che sia il servizio che maggiormente vi consentirà agli operatori, ma anche e soprattutto agli intermediari, di trovare un grosso beneficio dal processo di fatturazione elettronica, la cosiddetta sezione di consultazione delle fatture. Ogni fattura che verrà emessa e ricevuta correttamente dal sistema di interscambio, quindi non scartata,
verrà messa a disposizione dell'operatore, ovvero del suo intermediario appositamente delegato perché ovviamente la fattura contiene dati sensibili e solo chi diciamo, è delegato e ha comunicato questa delega all'Agenzia delle Entrate potrà accedere a questi dati sensibili per conto del suo cliente. Quindi ogni operatore o il suo intermediario delegato potrà accedere alla sezione di consultazione dove verranno, già oggi sono elencate le singole fatture emesse, le singole fatture ricevute, sono sintetizzati in ogni riga le informazioni primarie fiscalmente rilevanti della fattura, il numero, la partita IVA del cliente o del fornitore, la data della fattura, la data di ricezione, l'imponibile, l'aliquota e l'imposta. E cliccando sulla lente di ingrandimento che sarà su questa singola riga si potrà accedere a visualizzare l'intera fattura, anche scaricarla e per entro la fine dell'anno si potrà usare un comando anche di scarico massivo di tutte le fatture. Per chi è diciamo, un po' addentro ai sistemi informatici, e questo è il vero vantaggio della fatturazione elettronica dal punto di vista dell'efficientamento del processo amministrativo e contabile è dato dal fatto che se io ho un sistema gestionale capace di leggere l'XML di quella fattura, cioè di quel file, che è appunto un file strutturato, non dovrò stare lì a ricopiare, a reinserire i dati, ma i dati una volta scaricati sul mio gestionale potranno essere automaticamente importati nel gestionale. Questo significa abbattimento di costi, abbattimento ovviamente di tempo di lavoro, riallocazione di risorse, abbattimento dei rischi di errore della ridigitazione del dato. Chiaro che il fatto di riportare automaticamente in contabilità i dati della fattura non significa che io non devo controllare quella fattura e non devo andare poi a controllare o a sistemare la contabilizzazione di quelle informazioni, ma intanto mi sono, diciamo, ho abbattuto e ho eliminato un processo a basso valore aggiunto che mi può portare anche dei rischi in termini di riporto delle informazioni all'interno dei registri e quindi della liquidazione. Il servizio appunto di messa a disposizione di consultazione delle fatture è un servizio che riteniamo potrà essere davvero usato e sfruttato al massimo, tanto dai singoli operatori per consultare tutte le loro fatture messe ricevute, ma anche da parte degli intermediari. Ultimo, ma non ultimo, ma credo che l'avete già accennato, è il servizio gratuito di conservazione. Il servizio gratuito di conservazione, una volta che si è sottoscritto l'accordo di servizio, sottoscrivere significa semplicemente fleggare, diciamo, un assenso all'interno sempre del portale fatture corrispettivi. Ecco, una volta che si è fatto questa operazione, tutte le fatture emesse, ricevute correttamente, diciamo, elaborate dal sistema di interscambio, quindi non scartate, saranno automaticamente portate in conservazione dall'Agenzia delle Entrate. La conservazione delle fatture elettroniche va capita bene. La conservazione significa prendere le fatture, l'originale della fattura, e portarla in un bunker nel sottoscala dove queste fatture sono al sicuro per 15 anni, almeno questi sono i tempi che mette a disposizione il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate. Per quei 15 anni quelle fatture non potranno essere distrutte, quelle fatture non potranno essere mai rese illeggibili, le potrò sempre leggere. Sarà sempre la fattura originale. Se vengo chiamato in giudizio, io avrò la certezza di portare al giudice un documento con piena prova legale. Ora, è chiaro che questo servizio vale non solo ai fini fiscali, ma anche ai fini civilistici e amministrativi, penali. Perché? Perché è fatto, abbiamo detto nel provvedimento, secondo le prescrizioni del CAD, DPCM 13 dicembre 2013. Quindi potete sfruttarlo, ricordatevi, soprattutto se siete delle grandi aziende, e volete conservare elettronicamente non solo le fatture, ma anche tutti gli altri documenti, i registri, le altre fatture verso e dall'estero, qualsiasi altro documento, ovviamente
il servizio dell'agenzia delle entrate non ve lo permetterà di conservare gli altri documenti, vi fa una conservazione solo delle fatture emesse e ricevute attraverso il sistema di interscambio. Quindi se io capisco che ci sono dei vantaggi dal processo di conservazione, è meglio che lo compro ovviamente da chi fa questi servizi e lo sfrutto al massimo, ma se devo fare solo le fatture elettroniche e voglio solo conservare quelle, va bene il servizio, diciamo, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, che è un servizio aperto a tutti, piccoli, grandi, medi, chiunque ovviamente. Chiudo ribadendo il concetto che una volta che ho portato in conservazione attraverso il servizio dell'Agenzia di Entrate le fatture elettroniche, è vero che io potrò sempre andarle a recuperare, però questo servizio è diverso da quello di consultazione che vi dicevo prima. Per l'uso quotidiano, per la gestione quotidiana delle mie fatture, io userò il servizio di consultazione, di lì posso consultare e scaricare rapidamente la copia della fattura, che peraltro è una copia originale. Se devo usare l'originale perché mi chiamano a fare un contenzioso, civile, penale, tributario, allora vado a fare la richiesta nel servizio di conservazione di andarmi a tirare fuori dal bunker la fattura. Ma se io devo, per la mia quotidianità, devo recuperare le ultime fatture emesse o ricevute, vado nell'area di consultazione dove vi avevo detto prima. Lì le fatture le trovo sempre fino al 31 del dicembre dell'anno successivo a quello di trasmissione al sistema di interscambio. E poi che succede? Poi non ci sono più, però in realtà io le posso scaricare, quindi se so che sta arrivando il 31 dicembre, piuttosto che di solo visualizzarle, le scarico e me le conservo per l'uso quotidiano sul mio PC. Okay? Questi saranno accorgimenti pratici che vedrete con l'utilizzo di questi servizi, in qualche maniera ne prenderete confidenza e pian piano probabilmente io mi auguro che si possano, diciamo, che possono supportare nei processi quotidiani e amministrativi. Noi da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta perché il legislatore ha dato una scadenza, noi ci siamo impegnati a regolamentare il dispositivo di norma perché così prevede la norma stessa, crediamo di averlo fatto semplificando il processo che già era utilizzato per la fattura PA da 1 milione di operatori. Vi ricordo che per esempio rispetto alla fattura PA, per le fatture B2B non è obbligatorio firmare la fattura, quindi il sistema di interscambio accetta anche fatture non firmate digitalmente. Se ovviamente io la firmo, il sistema di interscambio controllerà il certificato di firma e scarterà se quel certificato non è corretto. Quindi diciamo, abbiamo cercato di semplificare, abbiamo cercato di creare servizi a valore aggiunto anche se il legislatore non ce l'ha chiesto, perché non è previsto per norma se non quello di conservazione, servizio di conservazione, e soprattutto abbiamo cercato di mettere su tutto questo assetto regolamentare e operativo di servizi gratuiti già dal 1° di luglio. Quindi non aspettate l'ultimo momento, entrate in confidenza con questi strumenti da oggi, da domani. Accedete al servizio, al portale fatture e corrispettivi, provate a predisporre una fattura con le procedure dell'Agenzia delle Entrate, trovate un cliente che è disponibile a ricevere una fattura elettronica, voi stessi, se un vostro fornitore vi dice vi posso mandare la fattura elettronica, accettatela, probabilmente avete una PEC oppure avrete il vostro commercialista che ha la PEC, provate da qua a fine anno a fare le fatture elettroniche. Non aspettate l'ultimo momento, perché non stiamo parlando di un mero adempimento comunicativo. Qui stiamo parlando di un cambio, ovviamente, del processo di fatturazione elettronica, di fatturazione, che rispetto alle consuetudini e alle abitudini che tutti noi abbiamo fino a oggi utilizzato.